Siamo arrivati al nostro podcast numero 6. Ci stiamo divertendo e appassionando sempre di più ogni settimana insieme a voi che ci ascoltate, e se sei nuovo ti diamo il benvenuto e grazie per essere insieme a noi ad ascoltarci. Iniziamo quindi il nostro podcast di oggi, dove parleremo di dipendenza emotiva e come riuscire a dire di no in tempo. Benvenuti a questo spazio di oggi. Metti in pratica la psicologia positiva, un podcast per potenziare il benessere e la nostra felicità con Roberta Ardito e Maurizio Sanguinetti dell'Istituto Europeo di Psicologia Positiva. Scopri di più su yep.es/it. Ciao a tutti, ciao Maurizio, come stai? Pronto per parlare dell'argomento di oggi? Ciao Roberta, prontissimo, assolutamente. Bene, molto bene. Possiamo iniziare subito perché considero questo argomento davvero, davvero importante. Invece. È un argomento che ultimamente se ne parla molto spesso, non solo l'abbiamo notato nei nostri workshop, perché effettivamente prendiamo tanti spunti dalle domande dei nostri corsisti, ma anche dalle nostre reti social. Stiamo parlando della dipendenza emotiva, che sicuramente è un argomento che tutti noi abbiamo sentito parlare in qualche momento, almeno una volta. Quindi oggi parleremo anche della potenzialità dell'accettazione, perché abbiamo visto come ogni settimana parliamo di qualche potenzialità in particolare. Ecco, ti volevo chiedere, come possiamo chiarire una volta per tutte cos'è la dipendenza emozionale? È una specie di attaccamento disfunzionale verso qualcuno o verso qualcosa? Sì, guarda, proprio ultimamente mi sto trovando in studio sempre di più con persone che non sanno bene dove si trova quella linea, che differenzia quello che a volte definiamo un modo di essere, che deriva magari dal proprio carattere, con una vera e propria dipendenza emotiva. Sì. Mi sembra molto importante capire questo perché a volte, senza volerlo, la persona si può dare un'etichetta che non rappresenti in realtà quello che la persona sta vivendo o le sta capitando. Quindi da una parte il darle un'importanza maggiore è spesso non utile. Oppure al contrario, trovandosi pienamente in una situazione di dipendenza emotiva, la persona non ne sia consapevole di questo che sta vivendo. Certo. Quindi oggi vogliamo iniziare a dare qualche suggerimento per fare in modo che possiamo identificare questi indicatori e potersi mettere al lavoro per migliorare la nostra relazione con noi stessi, gli altri e con il mondo. Quindi se sei d'accordo io prenderò come modello di riferimento una persona che secondo me è uno dei più saggi e riconosciuti all'interno degli studi sulla personalità, che è Theodore Miller. Okay. Ecco, lui ha una capacità incredibile nel fare questa differenza tra l'avere un tratto caratteriale ed essere avere una dipendenza emotiva. Sì. Lui ha questo, tra virgolette, modo di essere, li chiama stili di personalità. Mm-hmm. E lui definisce una persona con un modo di essere magari un po' accomodante, ma che non sempre per forza arriva ad avere una dipendenza emozionale. Sono persone, per esempio, con una grande capacità empatica, si sanno mettere benissimo nei panni degli altri, hanno un'elevata capacità per portare amore e danno davvero tanta importanza all'amore. Sono persone che consideriamo affidabili, modeste, gentili nei loro modi di fare e che trasmettono un'accettazione quasi incondizionata. Okay. Inoltre compiacciono e danno ragione quasi sempre agli altri e hanno poche esigenze. E quanto più gli altri valorizzano le loro qualità, più umili diventano. Eh sì, direi proprio che sono gli amici e compagni ideali, vero? Esatto, sì, questo sarebbe un modo di essere che è adattativo. Anche se bisogna stare attenti, perché se ci lasciamo trasportare troppo da questo stile, a volte possiamo cadere in quella che poi effettivamente viene definita una dipendenza. Qui praticamente abbiamo come una linea intermedia e consiglio a chi ci sta ascoltando di collegare quello che sto dicendo con situazioni reali della propria vita quotidiana. Per esempio ci sono gli autori Ansel e Morris che parlano di uno stile di personalità fedele, tra virgolette, ovvero sono quelle persone che si prendono sempre cura degli altri, che antepongono prima il benessere degli altri al proprio benessere, che aiutano in continuazione e che vivono la loro vita per gli altri, dando priorità costantemente agli altri. Okay.
danno molto affetto e la sensazione che dicono di provare è che loro sono felici se gli altri sono felici. Ecco, qui dobbiamo fare attenzione. È come se ci fosse un campanello d'allarme che ci avvisa che qui possiamo essere proprio su quella soglia limite di demarcazione. Okay. Poi dobbiamo sapere che ci sono poi tre punti fondamentali per renderci conto se abbiamo già oltrepassato la linea, andando appunto verso il polo della dipendenza. Il primo punto c'entra con la presa decisionale. Sì. Ovvero, quando io devo prendere una decisione, ho assolutamente bisogno di chiedere il parere delle persone che io considero più abili di me. Ecco, qui già sto attraversando quella linea. Beh, non è diverso se magari mi piace avere comunque dei pareri diversi dagli altri per confrontarmi apertamente, quello non c'è problema, ma poi sono sempre io a decidere quello che voglio fare e quello che no. No. Mentre invece se noto che spesso e volentieri ho bisogno del parere degli altri per prendere qualsiasi decisione, ecco, stiamo andando verso il polo della dipendenza. E questo sarebbe il primo punto. Il secondo sarebbe quello della capacità di iniziare in maniera autonoma i propri progetti, che considero importanti senza avere sempre il bisogno del supporto o appoggio di altre persone. Quindi quell'autonomia e quella autodeterminazione personale. E infine un altro aspetto, che sarebbe il terzo punto, che è davvero importante, sono i propri sentimenti, quindi a livello interiore. Sì. Cioè quando qualcosa all'improvviso invade i miei sentimenti, mi fa sentire male, ovvero se noto che la mia reazione automatica di non voler creare mai un conflitto, per esempio quando sto zitto e mi spengo e accetto la situazione, ecco, anche qui sto oltrepassando la soglia. Quella linea di demarcazione, invece, di essere abili nel mettere dei limiti, che è proprio quello che vedremo adesso in questo podcast. Okay. Quindi questi sarebbero come i punti più importanti da tenere in considerazione, perché se in qualche modo ti rispecchi in questi punti, in qualche situazione, sarebbe interessante mettere in pratica delle strategie, delle tecniche per promuovere la propria autonomia e assertività. Infatti, eh sì, hai proprio ragione. Penso che l'autonomia sia uno dei bisogni fondamentali di ogni essere umano, quindi quella, esatto, appunto, che ci fa essere anche più assertivi con gli altri. Assolutamente, assolutamente. Infatti ci sono molte persone, per esempio, che provano una certa angoscia quando dicono non sto stare da solo o da sola senza un compagno o un partner. Ecco, con queste idee e convinzioni diciamo che praticamente si autoproclamano dipendenti emozionali. Certo. E dobbiamo riflettere anche quali sono i messaggi che riceviamo dalla società. Per esempio, se ci fai caso, Roberta, tutte le fiabe che leggiamo ai nostri figli o che i nostri genitori ci hanno letto, le fiabe finiscono sempre "e vissero felici e contenti". Cosa succede con questa frase? Che non solo c'è un finale felice, ma c'è sempre un finale felice in coppia. Inconsciamente capiamo che se non ho un partner non posso vivere quel finale felice, nel senso che la società crea un po' di pressione nel dover essere in coppia. E ci sono persone che vanno in crisi semplicemente perché associano questa imposizione sociale, tra virgolette, e come dicono anche per esempio le nostre nonne, non vorrei mica rimanere zitella, ed è chiaro che questo genera abbastanza ansia, ok? Ma questo non vuol dire che siamo dipendenti a livello emotivo, ma è chiaro che questa pressione sociale c'è e che ci spinge a vivere in coppia, e che per forza questo ci porterà poi ad essere felici. Quindi un punto focale è che la dipendenza emotiva arriva quando facciamo diventare l'altro il centro di tutti i nostri bisogni. Okay. Una mia collega lo paragona e usa la metafora di delegare il proprio telecomando delle emozioni ad un'altra persona. E a questo punto diventa come una condizione necessaria per star bene. Nel senso che se quella persona per qualsiasi motivo non c'è, mi sento male, divento ansiosa, ansioso, ok? Sì. O posso avere quella sensazione che l'altro mi stia abbandonando, magari perché ha i suoi problemi, le sue situazioni. Quindi non mi sento in grado e capace di stare da solo con me stesso. E lì io credo che sia il punto fondamentale, collegandolo con quello che dicevo prima, coltivare l'autonomia. C'è un argomento molto importante che riguarda la conoscenza di se stessi, per esempio scoprire qual è il nostro stile di attaccamento. Okay. Dobbiamo sapere infatti che la modalità di creare legami con le altre persone si stabilisce in quei modelli che abbiamo avuto nei primi anni di vita. E a seconda di quanto sicuri
ci siamo sentiti in quelle prime relazioni, beh, avremo maggiori o minori possibilità di sviluppare quelle sicurezze o insicurezze da adulti. Io per esempio lo osservo in molte persone che seguo come psicologo clinico, ovvero che quando non hanno avuto il pilastro fondamentale di un amore incondizionato, quell'amore insomma che percepisce anche quando magari hai fatto degli sbagli evidenti quando eri piccolino, e anche in quelle situazioni la propria mamma o il proprio padre o chi si stava prendendo cura di noi, insomma, ci vorrà comunque bene. Magari mi dice di tutto in quel momento, cioè mi fa capire che ho sbagliato, ma sento che comunque c'è un affetto, c'è un bene di fondo. Sì. Ecco, questo che può sembrare ovvio, purtroppo non sempre è presente. Anzi, molto spesso si usano frasi del tipo non sei capace, sei cattivo, se ti comporti così non ti vorrò più bene, cose di questo tipo che spesso non diamo troppa importanza in quel momento, perché ci facciamo trascinare dalla rabbia, hanno un impatto davvero forte a livello psicologico. Quindi bisogna fare attenzione, perché dopo noi psicologi ci arrivano i pazienti con quelle memorie nei loro ippocampi, dobbiamo fare molta molta attenzione. Mentre invece, quando siamo riusciti ad avere un attaccamento sicuro, dove appunto ci siamo sentiti amati in maniera incondizionata, da adulti non avremo così paura di un'eventuale separazione o distacco, che invece è parte di quello che capita quando c'è una dipendenza emotiva. Cioè, io sono disposto a fare qualsiasi cosa, basta che l'altro non mi abbandoni, perché sento che la persona con la quale sono ora non mi vorrà più bene, non mi sentirò più accettato o accettata. Capite? Questo non giustifica, comunque non responsabilizza né colpevolizza assolutamente nessuno, semplicemente ci permette di capire e comprendere il nostro modo di essere e le nostre tendenze, e così poter scegliere e decidere cosa posso fare per iniziare a migliorare e cambiare. Molto bene. E in un altro podcast abbiamo parlato di autostima e abbiamo visto che questa autostima è presente in molti ambiti della nostra vita, ma non ce ne rendiamo conto. Esatto. E quindi ti chiedo, una dipendenza emotiva implica una bassa autostima? Interessante, sì, interessante questa domanda. Secondo il mio punto di vista sono molto legati l'uno con l'altro, perché effettivamente le persone con una bassa autostima sentono che non sono capaci di prendersi cura di se stessi e di affrontare in autonomia le sfide della vita quotidiana. Non si valorizzano abbastanza, ovvero ci sono molte convinzioni interiori di quella mancanza di valore. E questo si collega, come dicevo prima, con una credenza del tipo devo sforzarmi e devo dimostrare per farmi voler bene. Devo fare X cose perché la gente mi possa voler bene e stia al mio fianco. Ed è lì che si crea quella dipendenza emotiva. Questo amore condizionato, che si apprende soprattutto durante l'infanzia, uno impara che non si è sufficientemente meritevole di essere voluti bene e accettati così come si è, ma che ci deve sforzare tanto e sempre. Le persone con bassa autostima che si trovano in una relazione di dipendenza finiscono per rinforzare sempre di più quest'idea. Io non sono capace, io non sono all'altezza, io non sono meritevole, eccetera, eccetera. E quindi è proprio in quel momento che sto dando il telecomando delle mie emozioni nelle mani di un'altra persona. Possiamo vedere quindi che un'alta autostima è un importante fattore di protezione contro le relazioni tossiche. Sì. Bisogna spiegare poi però un altro aspetto che è un po' diverso, che non c'entra tanto con una autostima come l'abbiamo vista adesso, ma con i condizionamenti appresi. C'è stato un caso di una mia cliente, tra l'altro orientale cinese, quindi con tutte le credenze culturali si portava dietro, che viveva in Europa da qualche anno. Lei aveva ricevuto tanti messaggi durante la sua infanzia che era nata quasi per errore, per sbaglio, e i genitori non la volevano. Infatti lei si sentiva sbagliata agli occhi di suo padre, perché la sua famiglia lo riteneva come un grandissimo ostacolo. Quindi pensa, tutti quei messaggi di rifiuto che da sempre aveva ricevuto da quasi tutta la sua famiglia ha fatto sì che il suo autoconcetto, ovvero come definisce se stessa la sua identità, fosse tendenzialmente pessimista, facendo perciò molta fatica a riconoscere le qualità positive che lei aveva come persona. È molto curioso, in questo caso, come invece la percezione di autoefficacia, ovvero lei si sentiva assolutamente capace di raggiungere i suoi obiettivi, quindi diciamo che quella parte della sua autostima era intatta e lì non aveva problemi.
effettivamente è una donna che si sente molto forte nel suo ruolo lavorativo. Inoltre, lavorando nelle vendite, ha sviluppato una sensibilità nell'identificare le emozioni degli altri. Quindi è un'ottima osservatrice e questo l'ha dovuto imparare per uscire da situazioni difficili a livello relazionale. E così è riuscita a raggiungere dei risultati meravigliosi in quello che lei fa. Quindi non dobbiamo vedere l'autostima come una percezione soggettiva solo del proprio valore, quindi quello che ci fa bloccare un po', ci limita. Può darsi, se destrutturiamo un po' di più l'autostima, non sia così bassa come in questo caso. Per questo motivo bisogna considerarla da un punto di vista più generale, più globale. Cioè che non esistono linee causali dirette nelle cose. Per esempio, se abbiamo letto il libro di Daniel Kahneman sul pensiero veloce e il pensiero lento, dove si spiegano tutti gli stili cognitivi ed euristici, ci rendiamo conto che l'essere umano, per dare un senso alle cose, cerca spesso di trovare una linea causale, generalizzando un po' troppo spesso. Perciò può esserci una certa influenza, ovviamente, che può spiegare anche una parte della nostra autostima, ma non può spiegare tutta la nostra autostima nella sua totalità. Quindi il discorso è un pochino più complesso e articolato quando parliamo di autostima. Certo, è chiaro, il concetto è chiarissimo. Prima si parlava di assertività, no? Mm-hmm. Mi piacerebbe sapere qual è il ruolo dell'assertività nella dipendenza emotiva. Sì, dal punto di vista della psicologia positiva si collega soprattutto alla potenzialità del coraggio e alla stima che abbiamo di noi stessi. Okay. Quindi facendo una profonda riflessione su quali sono i miei limiti, cosa sono disposto a tollerare e cosa non sono disposto a tollerare. Se io ho stima di me stesso e divento responsabile del mio benessere e ho chiaro il concetto che dipende molto da me nel come mi faccio a trattare dagli altri, insomma cercare quelle relazioni dove mi sento al sicuro, in fiducia, a mio agio e soprattutto dove sento che posso essere me stesso o me stessa e crescere insieme all'altro. Okay. Beh, questo soprattutto dipende da me. Forse qui è dove dobbiamo essere abili nel mettere dei limiti, essendo assertivi ed essendo anche coraggiosi, perché se ci mettiamo nella mente di una persona che ha paura di entrare in conflitto con una persona che ho messo al centro dei miei bisogni, beh, questo è un campanello di allarme che ci deve far riflettere, perché sicuramente devo affrontare una mia paura. Ok? È mia quella paura. Perciò il coraggio consiste nell'essere consapevoli di quella mia paura. E nonostante questo, voler impegnarmi per muovere verso la cura di me stesso, i miei bisogni e il mio benessere. Bene, e una domanda che ci fanno spesso nei nostri canali social è questa. Io non riesco a mettere dei limiti. Parlavi appunto prima dicendo che la dipendenza emotiva non la troviamo solo nei rapporti di coppia, ma può esserci anche in famiglia, con gli amici, con un collega di lavoro, eccetera, eccetera. Cosa possiamo fare se non riesco a stabilire dei limiti? Perché penso che sia da lì che poi iniziano un po' tutte le problematiche, no? Sì, hai ragione. Infatti la dipendenza emotiva non solo la troviamo nelle coppie, ma per esempio la possiamo trovare con la propria madre, amico, collega di lavoro. Diciamo che spesso quando mi trovo insieme a questa persona noto che spesso faccio delle cose che in fondo mi piace fare, attività dove non mi identifico assolutamente, dove insomma non mi sento bene. È proprio qui che c'è lo snodo della questione. Cioè fare una lettura personale e dire a se stessi a cosa sono disposto a tollerare, a cosa no, quali sono i limiti, quali sono le mie linee rosse, le linee rosse che non si possono oltrepassare e quindi non si può andare oltre. Diciamo subito che le linee rosse hanno a che fare spesso con il rispetto e la fiducia. Quindi se qualcuno sta oltrepassando quelle barriere rosse, è lì quando bisogna attivare l'assertività. Mentre quando parliamo di limiti più in generale, lì possiamo usare un po' più la flessibilità a seconda della situazione. Per esempio un limite per me può essere l'ora che decido di andare a letto, a dormire. Magari per me può essere mezzanotte, ok? Faccio un esempio. Sì. Ma se un giorno mi chiama un mio amico che ha bisogno di aiuto, può darsi che io sia flessibile nell'orario per andare incontro a quella persona e andare perciò a letto un pochino più tardi in quell'occasione. Mentre quando c'è stata una mancanza di rispetto e tendo a minimizzare l'accaduto o il cercare di trovare scusanti per quello che mi sta facendo quella persona, lì è quando stiamo trasgredendo la nostra linea rossa e questo è quello che nella dipendenza emotiva capita molto spesso. Okay.
Qui c'è un concetto da approfondire che è l'autoaccettazione, ovvero essere autenticamente la persona che voglio essere. Okay. È una qualità che le persone che vivono questa dipendenza emotiva devono imparare, ovvero sganciarsi e non rimanere attaccati a certe cose. Perché bisogna capire che quando io pongo nelle mani di un'altra persona il mio benessere o la mia felicità, dobbiamo sapere che è molto rinforzante per entrambi. Sono quei meccanismi disfunzionali. Sì, sì, sì. Mi spiego meglio. Come ho detto all'inizio, sono persone molto accomodanti, che compiacciono sempre l'altro. Sono molto gradevoli ed è molto facile vivere e convivere con loro. Per esempio, a me in sessione capita spesso quando si inizia a lavorare con il mettere in pratica i limiti assertivi e le persone del contesto intorno a loro iniziano a dire: ma cosa ti sta succedendo? Perché stai andando con lo psicologo? Perché vedo che diventi sempre più intollerante, quasi irascibile addirittura. Quindi il contesto si diventa un po' perplesso, ma c'è un'enorme differenza nel dire di sì a tutti e iniziare a dire: ok, questa cosa non mi va perché ora in questo momento non mi va di fare. Sganciarci perciò da questo rinforzo sociale che presuppone il dover sentirmi accettato da tutto il mondo è una decisione molto importante, perché non possiamo piacere a tutti, sempre comunque, ma dobbiamo anche sapere che si raggiunge solo quando tu percepisci quel beneficio emotivo del sentirti autenticamente te stesso o te stessa al 100%. Giusto. Ok, il notare come si vive più leggeri, pensa, e queste esperienze emozionali il tuo cervello le va accumulando, anche se sono delle situazioni di conflitto o di rifiuto che si possono vivere. Pensa, Roberta, che può essere in questi casi più rilevante l'emozione positiva che si prova nel dire: wow, questa scelta l'ho fatta per me e mi sono sentito davvero bene con me stesso. Che bello. Sì, è davvero importante coltivare la propria autonomia e assertività. Molto bene, adesso ti volevo chiedere le chiavi di questa settimana riguardo la tematica di oggi. Cosa potresti suggerirci? Cosa potrei suggerirvi? Sì, guarda, siccome stiamo parlando di modi di essere o modi di vivere le nostre relazioni umane, io penso che una delle chiavi sia proprio quella di riflettere soprattutto sui sentimenti, okay. Sentimenti dei quali stiamo parlando oggi. Vi spiego meglio, dobbiamo piano piano imparare a notare ed essere più consapevoli se sentiamo di compiacere sempre l'altro, oppure se anticipiamo e mettiamo davanti sempre i bisogni dell'altro ai nostri bisogni. Se per esempio tendiamo ad avere paura di un possibile abbandono, oppure che ci stiamo trasformando nel padre o nella madre di quella persona che invece dovrebbe essere il nostro partner, per amare ed essere amati, o infine imbarcarci in una relazione conflittuale dove veniamo spesso sminuiti. Forse uno degli aspetti più importanti su cui bisogna lavorare è responsabilizzarci riguardo alla propria cura di sé, iniziare ad allinearci per essere più congrui tra quello che sono i miei valori, principi e quello che faccio. Quindi se i miei comportamenti sono in linea con quello che per me è importante. Okay. Questo è un lavoro davvero affascinante, che si può iniziare a lavorare semplicemente chiedendoci: quello che sto per fare, sì, qualsiasi sia la situazione, mi aiuta a prendermi cura di me stesso? Ovvero, è in linea con i miei bisogni più autentici per sentirmi meglio e sentirmi bene? Mi sto rispettando? Sì, mi piacciono queste domande di riflessione, sono troppo importanti, veramente. Bene, allora, per tutti quelli che ci stanno ascoltando, consiglio di segnarsi queste frasi. Anch'io me le scriverò su un foglietto per averlo sempre ben visibile. Sono importanti, da tenere ben visibili. Sì. Perché penso che tutti noi ogni tanto sorvoliamo queste linee rosse e spesso non ci rendiamo nemmeno conto di farlo. Prima di chiederti dell'esercizio finale... Voglio ricordare a tutti quelli che ci stanno ascoltando che cerchiamo di rispondere a tutte le domande che secondo noi sono le più importanti, ma se ci sono ulteriori domande o qualsiasi dubbio, a disposizione i nostri canali social per chiederci qualcosa, qualsiasi cosa, e poterti rispondere, perché sto vedendo che c'è sempre molto movimento su questi canali Facebook, Instagram, e siamo davvero molto felici. Molto, molto per questo. Bene Maurizio, per concludere andiamo adesso con l'esercizio pratico, vai! Ok, andiamo al dunque. Sì, l'esercizio che voglio condividere oggi non è un esercizio specifico di psicologia positiva, ma è molto interessante perché ci aiuta a sviluppare la nostra assertività. Okay. È stato elaborato da una psicologa di nome Olga Kattner ed è molto conosciuta per i suoi studi in questo ambito.
L'esercizio ha come obiettivo il poter imparare a mettere un limite assertivo quando ci stanno criticando per qualcosa. Okay. Anche quando hanno ragione. Certo, perché i limiti assertivi spesso si mettono, come dicevo prima, per non superare quelle linee rosse, ovvero per esempio quando notiamo che già ci stanno mancando di rispetto. Perciò visualizziamo quella situazione dove abbiamo un collega, un capo, una persona a noi vicina che ci sta criticando su qualcosa che lei o lui considera che non abbiamo fatto bene o dove abbiamo sbagliato, ok? Ok. E che ci rendiamo conto che per qualsiasi motivo notiamo che che è già abbastanza, che ci ha ripreso abbastanza e che non ne possiamo più. Quindi è ovvio che se ho quella tendenza a non creare conflitti, posso mandare giù, 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 fino a che non diventi esausto con tutti gli impatti negativi che questo può provocare. Qui quindi quello che questa autrice ci consiglia è seguire questi tre semplici passi. Il primo è che se ti sembra che la critica sia giustificata, la prima cosa è riconoscere che quella persona ha ragione. Okay. E questo aiuta a smontare subito l'altro, perché quando uno riceve una critica, cosa si fa di solito? Ci si difende, si tende proprio o attaccare. Ecco, qui no. Dalla pura verità non ci inventeremo nulla solo per non darla vinta, ma ci chiederemo cosa considero di valore da questa critica che mi sta offrendo l'altra persona? Tra questo primo passo e il secondo dobbiamo cercare di essere il più concreti possibile. Okay. Ovvero del tipo, sì, effettivamente lo potremmo aver fatto in quest'altro modo o l'avrei potuto fare meglio in questo modo, dando un'opzione di un altro tipo di comportamento d'azione. Okay. E poi infine il terzo passo sarebbe quello di spiegare. Guarda, non l'ho fatto così per questo e quest'altro motivo. In questo modo creiamo un punto di connessione oltre appunto il creare un'alternativa comportamentale, sì, un comportamento diverso. Quindi non stiamo solo dando ragione all'altra persona, ma dire che mi porto via qualcosa di valore dalla sua critica, anche se sono io che decido quando poi metterla in pratica. Questo appunto è un modo per poter mettere dei limiti, perché se io sento che non ho più bisogno di essere ancora criticato e noto che inizio a sentire disagio con tutte quelle critiche e sento di non dover stare tutto il tempo con le orecchie basse finché non passi la tormenta e queste critiche, beh, questa strategia mi sembra ottimale per integrarla nella nostra vita quotidiana. Ok, sì, è davvero un esempio pratico. A me piace molto quando ci dai questi esercizi che ovviamente poi dobbiamo allenare mettendoli in pratica, sì, il più possibile nella nostra vita quotidiana. Assolutamente sì. Ok, poi ci racconterete com'è andata, mi sì, raccomando. Sì, speriamo, dai, che vi aiuti. Molto bene, siamo giunti alla fine di questo nostro sesto podcast. Vi aspettiamo nelle nostre reti social per rispondere a tutte le domande e appunto come sempre apprezzeremo i vostri mi piace, condivisioni e i vostri commenti. Ci vediamo la settimana prossima. Grazie, grazie a te Roberta e grazie a tutti quelli che ci seguono e ci stanno ascoltando. A presto. Un abbraccio a tutti, ciao. Ciao, arrivederci. Se questo podcast ti è piaciuto e vuoi contribuire al benessere degli altri, condividilo e non perderti nessun contenuto. Iscriviti alla nostra mailing list che trovi su yep.es/it e seguici sui nostri canali social.